Vai. Vero. Perché sto sudando, ma quante cose dobbiamo fare anche altre dopo? Ah, beh, un'ora di film, te l'avevi detto da noi, tu non ci volevi credere, che era pesante. Veramente, prima delle 8 ieri, io oggi non ci dovevo proprio stare, a detta di Carmelo. A mia scusate. Arrivederci e grazie. Chi ha avuto, chi ha dato, ha dato. Scordandoci ho passato. E ma poi vedete di scendere con tuo zio e ci facciamo la mangiata. Sì, si mangiata. Perché. L'avessimo fatto mezzo la mangiata. Fino a 9 manco ci arriviamo. Sì, facciamo sparare. L'avessimo fatto mezzo la mangiata. Ragazzi, non sei da parla bene, c'è il stadio. Ciao. Melo, guarda di stare scena. Va, vanno a rilassarsi. Andate a rilassarvi. No, siamo ancora. Ah, peccato. Vai, cantala la canzone, Federico. Cantala tu, dai, non ti vergogniamo. Io l'ho cantata. Quella è un'altra. Così ho fatto ieri. Minchia, sei stato da dici. Dai, canta, canta. Pure in questo mi ha guardato. Guarda che persona, proprio cattivo. Non posso l'inquadratura. Vieni, andai, basta. Mi ricordo che faccio l'inquadratura, Gioia. Smetti. Oh, sto banale. Adesso voglio la zappa, ma mi riconosco dove sto dopo. No, infatti io dico, l'ha buttato due volte per terra e ancora non si è rotto. Cioè, così non l'hai presa? Sono indistruttibili questi cosi la tappa. C'è il topo. Ecco il topo. Vieni. No. Andiamo. Oi! Dai. In questo diario di bordo abbiamo detto due volte tappa. Quindi vedi di chiamarli e... Vedi. E farti dare, che ne so, 2-3 mila euro. Un gruppo di coglione a mia, cioè Gerry. Continuo. Sempre si riposa, figlioli, sempre. Continuo, sempre e... riposa. Comunque, fai partire. Fai così. Tipo, come se tipo fai il take di bocca. Lo giri così. Metti così, ti cominci a fare. Tipo un po' vedo, come se te la stai ascoltando. Però poco, perché tu già hai ripetuto. Così. Parti piano 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 piano, poi cominci, tipo vai il primo passetto, poi fai tipo il secondo e poi fai tipo. Grazie. Sguazzi, ma è la mia. Bene. Pronti? 3, 3, 3, via. Ok, sotto. Che cosa mi dici? Secondi? 11 audio. Allora, scena 29, 28, Chuck 10, audio 11. Sto dietro di te, Albi, tranquillo. Tu cammina, segui l'azione. Mi rifaccio un colpo, poi lo prendo io. Riposa, sei tranquillo. Ah, bene. Azione. A un certo punto tua madre è entrata con un cesto pieno di roba. Ma pane. Una... Albi, non ci siamo più fermi. Fai due passi con Giacomo. Magari tieni la più bassa. Okay. Così sei più rilassato. Guarda che oltre mezzogiorno poi. Da l'ombra. Vieni, io Fede. Due passi. Vento dà un po' di fastidio, eh? Giovanni Battista. Il vento? Dà un po' di fastidio.
per la prima dopo io dovevo battere dopo io, compare, faccio perdere l'occasione. No, è chiaro, faccio battezzare da te. E lo lavo. Gli dico, prendelo, deve entrare il padrino nell'acqua. Facciamo aspettare, non pare. Gli dico, Rino, nell'acqua lo deve entrare lui. Facciamo aspettare. Sarà l'unico video dove il padre non si vede perché è preso a fare il video. Dopo il video, non pare. C'è silenzio, va bene. In caso c'è sbagli qualcosa, guarda e ti fermo. Ok? Per forza. Se si sente rumore, fermo la scena oppure continuo. Che fermi la scena, non parla. Ok, continuiamo. E vediamo di... Vabbè, sono così a posto, no? Fare... Sì, ma devi tenere le mani fermissime. Già ora le mosse due volte. Questo ora che siamo fermi, mi dai il tempo. Niente, me lo esagitato. Lo so, dall'uno. No, tranquillo. Scattiamo tutti. È il sole di mezzogiorno. Stai testando l'emozione. Ma minchia, sono sveglio. E mettermi un po' del collo prima. Dai, così mi devi dire. Effetto pecorino, vabbè. Esattamente. Vai, muovere. Sto piacere non ce l'ho più, sto piacere io. Scena 28. Aspetta, motore quando? Motore, l'ho detto, se tu... Non l'ho sentito, dillo più forte. Sì, l'ho sentito. Motore è partito, sì? Scena 28, audio 12, Chuck 11. Chuck Norris. Chuck l'11. Centrali, eh? Posso stare qua io? Partiamo io, esatto, partiamo così. Sì, 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 me ne posso. Non ti dice niente, tranquillo. Ok, passi. Se entri in inquadratura ti chiamo un caos. Fai rumore, qua. A un certo punto tua madre è entrata con un cesto pieno di roba, pane, salumi, formaggi, vino, e quella sartoria è diventata un ristorante. Subito, ci vuole prima un po' di tempo per entrare nel giro, però hai talento, un buon occhio. E con il giusto tempo, bastardo di chi so io, sta battuta di merda mi sta tenendo, guarda qua c'è un cristone qua sotto. Ferma. Quando vuole. Vai. Audio 17. Sì, cioè, non ti interessa. Mi interessa per me. Basta. Quando volete. Vai. Ti ha insegnato qualcuno? No. Qui nessuno fa questo mestiere. È mio padre. A Milazzo non mi ci porta. A lui queste cose non piacciono. Allora come hai imparato? Dalle riviste di moda, in sartoria. A mia madre ne arrivano un sacco. E a me fanno impazzire. Non me ne perdo uno. Niente male. Destra è l'uomo guida, sé. Io non ho patente. No, per questa è una cosa tipo di... La guida è a sinistra, veramente. Esatto, in Inghilterra la guida. Poi in Giappone, in sinistra. In Giappone, in Australia... In teoria lui è di là. In India. Lui è di là. Tipo lui è di là, se ci basiamo sulla guida, lui è da quel lato. Ma non la guida, non so è di... con Rosario è da quel lato. Capito, è basso alto, sono di sotto, così, no? Perché qui è lui che guida lei. Cioè, inizia che comanda su di lei, a livello di concetto. E invece con Rosario è dall'altro lato, perché lei comanda su di lui. Che fa la signora? Si butta. Dai, vedi comunque i vecchietti nello sfondo li vuoi lasciare, ci stanno. Sì, così una scena ci sono e 10 no. Sono pure vestiti. Sì, però dice se poi se ne vanno. Bravo Maria, non è qua. Grazie Amaro, grazie. E in John Danno avremmo fatto l'errore. E sarebbe stato divertente. Si vede questo fascio di luce. In Gendano c'era una scena con... Sì, che lo fai su di loro, sì. Una scena con un'altra, tutte della stessa situazione. È un cavalletto. Sono tipo luminosi. È un cavalletto in ogni scena. Che è una magia, proprio. Che poi era assurdo come la pensavamo. Facciamo, vabbè, non può essere che... I fratelli Cambria, che squadra. Tutte le cose qua. Ma lo prendi. E se lo prendi? Fai poi. La prendi e basta. Già via. Salta e attacca. Infatti.
Sono un coglione, pigliaia via. No, pensa quanto penso. Vai. Vai. Dai. Sì, sì. Maria. Eh? Smettila, eh? Guarda che... Di finirla. Aspetta di finirla. Esce acqua da questo posto. Questo si capisce. Bene. Rigati. Aiutami. Lo volevi fare? Non te lo frega neanche a fuori. Volevo che copri gli altri. Tieni. Ma questa cosa che era omicidiale. Va bene, pazienza. L'aria piena? No, non è mio. Ma è un video? Sì. Ale. Dale, sì. Dale, dale, dale. Più basso. Come farti faccio mettere la bocca? E poi chi ora Alessio mi romperà le palle perché così. Chiaramente Alessio. In lontananza. Devo fare quella. Così devo parlare. È uno che dietro. E se lei è posito sulla testa con le bande. Pistolina come la devo tenere allora? Guarda, metto il nome così smetto comoda, di chiamarti così, 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 sì. No, no, no. Come dico così? No, quasi sembra un pirla. Mettitela dai lati. La pochette. Di qua. Alla destra. A destra c'è lei. Alla sinistra. Però sai, per la psicologia non so se è vero. Quando una donna mette la borsa in mezzo, vuol dire che... Non ti vuole. L'uomo. No, in realtà è proprio il contrario. E invece io ho detto così. Perché non è... Uno pensava che è separazione, no? Che mette tipo il muro, ma... Dipende, però poi ci sono delle dinamiche rispetto a quello che c'è dentro la borsa, rispetto al fatto che sono sposati o meno. Uno, avio uno. Noi sono partiti i motori. Motore. Partiti tutti i motori. Aspetta che si incicca. Mi raccomando quando cammini, non devi stare fermo. È un bordello. Che responsabilità. Fa il braccio. Se fa male... Quando vuoi facciamo cambio, Alberto, non ti preoccupare. Come vogliamo, non ce n'è per nessuno. Io sono forte. Ci siamo? Scena X. Ciao. Stavi cadendo? Ciao. No, no, no. Santo Dio, va. Pieva, va. Tieni. Devi fare così. C'è no, la, si piega. Gli dai la botta. No, tieni. Vabbè, di nuovo. Basta. Gli dare, minchia, ma si merda, oh. No, ma no, a scappare, andare via, vedere posti nuovi. Scappare. E niente, siamo qui.